18:43 del 31 agosto. Questi video auspicano che vengano dei turisti. Chi vede questi video, perché non viene? Vanno sull'Etna, sul Vesuvio, perché nessuno viene qui a vedere questi vulcani nostri? Sono ignorati da tutti, eppure sono belli. Nessuno ne vuole parlare, li snobbano tutti. Che bel colore blu. Chi ha paura del terremoto deve venire qui. Questa è una zona super sicura. Perché i rumeni e gli albanesi sono venuti qua? Perché là ci fanno i terremoti. Si vogliono mettere al sicuro, sono venuti qua. Stamattina ho fumato di giù, la sera è salito un po' più su. Qua c'è gente che sghignazza, che ride, che mica vedete cosa. Le femmine specialmente si mettono a fare puntali, no, a mezzo strada, ma che alzassero una volta lo sguardo, non dico il sindaco, che non gli avanza su. Sta su. Che vedo del mio. Non ci sono mai calato da sta parte. Ma gli assessori al fuoco, alla protezione civile, niente, voi siete operai, non ti frega un cazzo nessuno. Un po' di tempo, io non ho mai dovrato parolaccio. Devo sempre dovrare questa parola cazzo ormai. Tossite, tossiamo già. La fine. Quello di quattro strade, ad evitare malintesi, si trova sulle alture di retrostanti e quattro strade, e forse un altro a Monte Gambero qua. Io lo chiamo Monte Gambero, però è il monte che risale su con via Torretta, ma è più sicuro quello dietro quattro strade al cancello delle Moniche, cioè vedendo dalla Vernana direzione cancello delle Moniche, sopra in alto. Tutto redino quello. 2 anni fa fumavo maledettamente, adesso non l'ho visto più. L'ultimo anno non l'ho visto più.
Da dietro le case popolari, forse spostate un pochino sulla destra, verso Rieti. Ci sono delle alture, mi sbaglio. Che è la direzione Castelfranco quella? Boh. Sembra una canna fumaria quella di Castelfranco, piuttosto che una torre. Sembra che prima ci stava un fumo da mandare in alto là. Ma sono supposizioni, io non l'ho mai vista da vicino, l'ho vista da lontano. E mo disegna i conigli, le lepri, le sarne, la femmina che abbraccia un uomo che annusa il culo da rinoceronte. Un sacco di disegni.